Ciao a tutti, mi chiamo Lorenzo Baldassari e quest'anno corro in Moto2 con il team Pons e sono un pilota dainese AGV. La passione della moto è iniziata quando avevo 3 anni e mezzo, quando mio cugino aveva una motina piccola da cross e io subito gliel'ho rubata, diciamo, perché lui non è che si divertiva tanto. Allora io sono salito sopra e da lì non sono più sceso. E sicuramente quando ho iniziato a rendermi conto che esistevano le gare, no? E ho iniziato a guardare le prime videocassette, beh, le videocassette di Valentino, di Svans, di Garner. E guardavo, diciamo che ho iniziato a guardarli e a prenderli subito come ispirazione e a dire magari un giorno ci sarò lì, ci sarò anch'io lì. E potrò godermela. La mia famiglia è stata fondamentale perché mi ha sempre supportato e da quando ero piccolissimo, che come ho detto, a 3 anni e mezzo, la prima volta sono salito in moto, da lì io ogni volta che vedevo una moto anche passare per la strada, quasi che piangevo, no? Dalla voglia di salirci sopra quando vedevo mio cugino che usciva di casa. E mi veniva a piangere perché volevo salire con lui. E per la famiglia non è facile, comunque è un po' strano, no? E loro, nonostante avevano delle altre passioni, delle altre concezioni, mi hanno sempre supportato e mi hanno accompagnato, non hanno mollato mai. È molto importante circondarsi di persone, di un gruppo positivo che comunque ti supporta e ti sta vicino e quando c'è bisogno ti rindirizza un po' sulla strada, no? Perché non è facile, è una vita comunque complicata e ci sono molte variabili che possono portarti nella strada sbagliata. Quell'equilibrio tra la ragione e l'istinto e comunque lasciarsi andare è molto importante, ci vogliono entrambe, ma comunque bisogna gestire l'istinto e la tranquillità è fondamentale, no? Poi io quando abbasso la visiera c'è sempre quella parte di animale in me che viene fuori. Molto importante che comunque che ci sia la protezione, un bel equilibrio tra protezione e libertà di movimento. Perché mi ricordo delle volte le prime tute che mettevo, le mettevo su e dopo, e quando erano nuove, proprio una fatica, e mi sentivo stretto, magari le misure non andavano bene. Adesso devo dire che proprio tutto è cucito addosso nel migliore dei modi, anche quando per dire la tuta è nuova, che si deve ancora sformare la pelle, comunque non me la sento quasi addosso, no? E arrivare a quel punto che non ti senti neanche le protezioni addosso e anche quando tipo metti il casco ormai è talmente naturale che sembra di non averlo è veramente una cosa positiva. Comunque grazie a Dainese mi sento veramente molto più sicuro e molte volte ho quella sicurezza nel spingermi oltre il limite, magari cercare quel di più anche in prova e magari in gara delle volte è meglio tenersi quel margine, no? Per portare a casa il risultato. Ma ancora lì ci dobbiamo lavorare un po'. Hit, sleep, race, repeat. E la T è un 7, no? Quindi torna anche il numero. Sì, è un tatuaggio che ho anche qua dietro, sotto il collo. E è un po' il mio stile di vita, no? Perché c'è il mangiare, il dormire e il correre, soprattutto il correre e ripetere sempre. Il casco di Assen mi ricorda che comunque fortuna che avevo questo casco. Mi ricorda che adesso che lo guardo meglio sono stato fortunato e mi ha protetto benissimo. E niente, un brutto ricordo da archiviare, però bello che comunque sono stato protetto. Diciamo che casco questo qui da pista è a un livello alto, ad alto livello perché quando comunque nel rettilineo è molto aerodinamico, anche in galleria del vento ha una buona aerodinamicità.
in Moto2 quest'anno al Mugello abbiamo toccato i 300 e quando ti alzi su in staccata senti proprio che l'aria che ti viene addosso è tantissima e quindi è importante avere un casco che comunque non, con la turbolenza non si muova troppo e aderisca bene senza però essere comunque fastidioso. Beh, direi che questo casco poterlo indossare per chi va anche in strada, secondo me, è una cosa veramente bella, veramente figa, perché è un casco molto comodo anche per andare in strada e comunque che rispetta degli standard di sicurezza FIM, quindi molto sicuro. E poi bello, cioè da vedere sicuramente. Un gran casco, molto racing, è importante anche perché con l'aria, no? Non si sente questa turbolenza che sicuramente può dar fastidio. Quando sono passato alla GV, devo dire che la visibilità, questa visibilità 190 gradi è veramente uno step importante perché comunque noi quando stiamo affrontando una curva, ma già siamo con la visuale nell'altra. E inoltre ha questo sistema di sicurezza che non permette alla visiera di aprirsi durante le cadute, quindi quando si ruzzola nella ghiaia non si solleva, ma bisogna spingere qui per poi aprirlo. Quindi questo direi che è uno step molto importante. Devo dire che comunque anche gli interni sono ottimi. Perché comunque io quest'anno ho cambiato la calotta. Uso una calotta più piccola con degli interni meno spessi e il casco mi aderisce perfettamente e comunque non è scomodo. Indossare la tuta dainese è molto confortevole rispetto ad altre tute che avevo prima e anche quando è nuova all'inizio, certo, è una tuta comunque per andare in moto, correre in moto, non per andare al mare. Ma comunque è molto molto confortevole e sembra quasi di non averla addosso, perché comunque è leggera, non la senti molto pesante e la pelle è elastica. Il DR, diciamo che lo senti, lì per lì un po' si sente, no? È una cosa nuova, è una cosa che poi comunque dopo un certo punto non ci fai neanche più caso, no? Ti ci abitui e lì per lì lo metti quasi che io l'avrei voluto togliere, no? All'inizio. Quando poi capisci quanto serve e la sicurezza in più che c'è, lo tieni e non ti rendi neanche più conto di averlo dopo un certo punto. Il DR certo ti dà più sicurezza e libertà di guidare senza pensieri e usare di più. La sensazione dipende. Cioè, quando hai modo di renderti conto, no? Che è una caduta non troppo violenta, è anche figo, no? Perché scivoli e ti senti rimbalzare. Invece, delle volte quando dai le belle sassate, lo capisci dopo. Cioè, lì per lì non capisci niente e poi dici, cavolo, ah, fortuna avevo il DR, magari. Sono molto importanti le placche in titanio perché quando sbatti, che fai delle cadute che possono essere comunque non solo la semplice scivolata, ma che rimbalzi, poi comunque ti permettono di scivolare. Non fanno troppo attrito e che quell'attrito lì poi potrebbe causare comunque delle distorsioni o infortuni vari. Il guanto dainese è in continua evoluzione. E devo dire che è ottimo, si indossa molto bene, aderisce perfettamente e non è scomodo. Quella cosa direi che è fondamentale. E poi comunque questa attenzione a ogni piccolo dettaglio, ad esempio nel mignolo, è fatto in un modo che ti salva, mi ha salvato parecchie volte il dito, sia da abrasioni ma anche da rotture, no? Come leggerezza e sensibilità. Molto bene perché sul palmo comunque riesci a sentire ogni piccolo movimento della manopola e anche la possibilità di avere una certa elasticità per prendere poi il freno gas connessione.
Beh, innanzitutto con questo stivale esteticamente è molto bello, perché la cosa che mi piace è che lo stivale entra dentro la tuta aerodinamicamente, questa cosa aiuta e mi trovo molto bene perché è leggero, anche lo stivale sembra di non indossarlo, e però allo stesso tempo comunque ha questa protezione molto importante all'interno, sia per la tibia che per i malleoli, e quindi direi che è un ottimo stivale. Ciao a tutti ragazzi, spero vi sia piaciuta questa clip, seguitemi in pista e dateci del gas insieme a me.